Per un paio d'anni, a cavallo del 2010, sono state tra i giochi più diffusi e amati, soprattutto dai più giovani tra i 6 e i 18 anni. Le trottole, giocattolo con più di 2000 anni di storia, le cui radici affondano nei secoli, ai tempi dei Greci e dei Romani, tornano di moda grazie al fenomeno Beyblade Burst, ispirato a un noto manga e al relativo cartoon giapponesi, e impazzano tra le nuove generazioni al punto da diventare oggetto di veri e propri campionati sportivi che si terranno in tutta Italia nel 2018. Nell'attesa, nei prossimi mesi si svolgeranno nei negozi di giocattoli di molte città italiane decine di selezioni provinciali, nel corso delle quali i Bladers si contenderanno la qualificazione ai campionati del 2018. I più forti poi si daranno appuntamento alla finalissima nazionale che incoronerà il Blader più forte d'Italia. A lui l'onore e l'onere di rappresentare i colori azzurri al campionato del mondo. Si parte il 30 settembre 2017 da Veneto e Friuli per continuare dal 6 ottobre in Sicilia, proseguendo fino ai primi di dicembre per un totale di oltre 60 tappe. La sfida si svolge in un'arena dove vengono lanciate le trottole, vince quella che resiste di più agli urti e che continua a ruotare su se stessa più a lungo senza smontarsi. Queste nuove trottole sono avanzate e personalizzabili con tre componenti intercambiabili, grazie ai quali si può dar vita a diverse combinazioni che consentono di impostare la propria strategia di gioco. Non c'è niente più potente del mio Beyblade.